Amici di Legnano News, ben ritrovati. Siamo qui oggi ospiti presso la Roveda Lab di Legnano con la nuova star legnanese, star del web, Francesca Taillé, ragazza di 21 anni, tifosa juventina, che dalla partita di Juventus-Milan di 9 giorni fa, grazie all'inquadratura, la sua vita e anche quella dei suoi familiari è completamente cambiata. Francesca, ci vuoi innanzitutto ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti di essere qui da noi. Grazie. Ci vuoi raccontare cosa ti è successo? Sì, stavo assistendo alla partita della Juventus contro il Milan, appunto, ed era una formalità, perché comunque da tradizione vado sempre allo stadio con mio padre o comunque con la mia famiglia. La mamma mi racconta che quando era già incinta in Juventus Roma ti aveva portato, eri già nel suo pancione. Sì, sì, tra l'altro appunto quando dicono da dove nasce questa fede, posso pur dire che durante la pancia della mamma risalgono degli aneddoti molto divertenti, come papà durante Juventus Manchester United nel dicembre del 97 mi ha tirato una bella gomitata nella pancia per esultare al gol di Del Piero. Forse diciamo che è da lì che è nata tutta la juventinità. E quindi niente, quella domenica mi trovavo allo stadio e stavo guardando appunto un'azione saliente della partita e la telecamera ha deciso di riprendere proprio il mio volto e quindi è nato tutto come una grande casualità. Tu avevi, come tutti i ragazzi della tua età, avevi un tuo account a Instagram, sì. Avevi circa 7.000 follower. Sì, 7.000, poco più comunque. E in 9 giorni oggi quanti ne hai? Oggi siamo a 103.000 e basta. Adesso sto ricevendo veramente messaggi da tutto il mondo, non solo da fratelli e sorelle bianconeri, ma da tutte le squadre d'Italia, del mondo. E quindi sono veramente sorpresa, perché è piacevole comunque ricevere messaggi di apprezzamento non solo per la bellezza di una persona, ma anche per la semplicità piuttosto che la fede da parte di una ragazza verso una squadra calcistica. Quindi è molto molto gratificante per me. Io ho letto anche articoli del giornale famoso spagnolo di Barcellona, Marca, poi alcuni, un sito tedesco. Vabbè, in Italia tutti quelli locali ti hanno pubblicato. Mi pare che anche parecchi adesso agenti dello spettacolo ti abbiano contattato. Sì, confermo. Però al momento c'è qualche cosa... Sì, stiamo più che altro per appunto rimanere anche abbastanza tutelato, comunque sapermi muovere, essendo un mondo totalmente estraneo dal mio. Cioè diciamo che non sono andata a cercare questa notorietà, quindi è una cosa che un po' mi è sobbalzata addosso, quindi vogliamo fare dei passi completamente giusti per... Il mondo è molto difficile. Esatto. Stai studiando allo IULM, cosa stai facendo? Sto studiando presso la facoltà di arti, spettacoli ed eventi culturali, perché poi vorrei comunque proseguire gli studi e fare un master in giornalismo, perché la mia passione è la scrittura. Oltre al bello del web, dei complimenti, di tante cose, c'è anche il rovescio della medaglia. Ci sono quelli che comunque insultano la squadra, degli sfottò più o meno pesanti, piuttosto che dei piccoli leoni da tastiera che magari iniziano sei una raccomandata, io tu non hai fatto niente. Io non ho fatto niente, io stavo semplicemente guardando una partita e la casualità, come al solito, la casualità ha voluto questo. Tifose iniziano, devi fare la madrina della Juve, devi sostenerci, sei la bandiera perfetta, però da parte della società per il momento niente. Naturalmente noi ci speriamo, eh? Certo, sempre. A oggi 103.000 follower, come gestisci tutto questo? Diciamo che gli sto dietro, però veramente sono milioni di messaggi in direct, persone che comunque commentano le foto, ti scrivono e desidererebbero tutti una risposta. Io sto provando, però cioè, bisogna avere un po' di comprensione, perché comunque da parte di tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi a qualsiasi ora del giorno e quindi è un po' un sobbuglio, però gli sto dietro. E niente, Francesca, noi, soprattutto legnanesi, ti chiamo per te, ti auguriamo il meglio per questo tuo futuro, anche perché sei giovane, solo 21 anni, e quindi puoi solo fare una scalata tutto in salita. Grazie. Bella sei bella, intelligente sei intelligente, noi l'abbiamo attestato oggi sul campo, e quindi tanti auguri, Francesca. Grazie mille. E grazie per essere venuta. Ma grazie a voi per l'invito, un'onorata. Grazie e alla prossima, ciao a tutti da Legnano News.